un anno dal referendum costituzionale, quello che doveva essere l'ultimo presidente del Senato della storia repubblicana diventa invece il principale avversario dell'ex premier Matteo Renzi. La seconda carica dello Stato, Pietro Grasso, si trasforma nel punto di riferimento di quella sinistra che non si riconosce più nel Partito Democratico e lancia nella convention di Roma il nuovo soggetto politico Liberi ed Uguali e mette insieme MDP, Sinistra Italiana e Possibile. Siete qui accanto a me, vicino a me, quelle che ho incontrato entrando. Ho visto il mio stesso desiderio, la mia stessa determinazione. Significa che ho scelto bene i miei compagni di viaggio. Dopo la magistratura e le istituzioni, Grasso sceglie la strada della politica e lo fa in aperta rottura con Renzi in una battaglia tutta sinistra. Così fa vincere Salvini e Berlusconi, ribatte Renzi, che aggiunge tanto comanda D'Alema. Ma la discesa in campo del presidente del Senato può costare al Nazareno nel voto di marzo. Si parla di percentuali che arrivano al 7%, se non a doppia cifra. Numeri che metterebbero in difficoltà il PD, soprattutto nei collegi uninominali, anche quelli un tempo blindati del centro, dalla Toscana all'Emilia-Romagna, alle Marche. Nel centrodestra si prova invece ancora a trovare la strada dell'unità e un appello a procedere compatti arriva da Giorgia Meloni nel corso del congresso di Fratelli d'Italia.